Grazie Presidente. Vorrei concentrarmi su alcuni punti relativi a questo decreto legge. Innanzitutto la certezza del diritto. Questo decreto viola palesemente qualsiasi norma posta a tutela del contribuente e in generale compromette il rapporto fra cittadino e Stato. Il vizio sta all'origine, nel decreto legge 66-2014, meglio conosciuto come decreto IRPEF, quando una parte della copertura del famoso bonus 80 euro concessi ai lavoratori dipendenti a basso reddito, è stata trovata imponendo l'IMU ai terreni agricoli di circa 4.500 comuni prima totalmente o parzialmente esenti. Anzitutto il metodo contestiamo. Non si sono ridefiniti i criteri di esenzione creando un elenco che comprendesse fra i comuni parzialmente e totalmente montani solo quelli che avessero precise caratteristiche morfologiche. Si è partiti a rovescio, come si fa spesso in Italia, cioè dalla cifra da recuperare che doveva essere non inferiore ai 350 milioni di euro, e rinviando un successivo intervento del Governo la definizione dell'elenco. In questo modo il contribuente e le amministrazioni comunali, che in questa vicenda fanno da incomodo tramite, non hanno avuto alcun riferimento logico, razionale, ispirato a criteri di giustizia ed equità cui riferirsi. Devono semplicemente attendere con spirito fatalista che il Governo, come un tornado dalla traiettoria imprevedibile, non li colpisca e faccia danni altrove. È così avvenuto che con il primo decreto ministeriale emanato il 28 novembre 2014, 6.000 comuni totalmente o parzialmente esenti dall'IMU agricola scendevano a poco più di 1.500 in base al criterio dell'altitudine del centro, a passo immediatamente come errato. Si pensi al significato di ricomprendere o meno un comune fra quelli montani in base alla quota in cui è stabilita la casa comunale. È successo che comuni totalmente montani, ma con il municipio localizzato sotto i 600 metri, si trovassero parzialmente o totalmente soggetti all'IMU agricola e la conseguente corsa delle amministrazioni a individuare un qualche capanno, una baita, un rifugio comunale posto sopra i 600 metri dove spostare la sede municipale. Una situazione che poteva di diritto essere inserita nella rappresentazione in forma parodistica dell'Italia fatta da Carlo Collodi in Pinocchio. Si sono susseguite di conseguenza risoluzioni, mozioni, interrogazioni parlamentari, ricorsi al TAR del Lazio da parte dei comuni, cui seguì il decreto legge 185 che prorogava la scadenza dal 16 dicembre al 26 gennaio 2015, cioè la classica pezza che poneva un rimedio temporaneo al caos generato. Senza considerare il decreto presidenziale emanato dal TAR del Lazio il 22 dicembre del 2014 che, accogliendo l'opposizione dell'ANCI, Regioni e altri soggetti interessati, sospendeva l'efficacia del decreto ministeriale fissando la data del 21 gennaio 2015 per la trattazione collegiale della questione, cioè a ridosso della scadenza per il versamento dell'IMU e generando quindi ulteriore confusione. Come esplicitamente ribadito dal decreto presidenziale del 22 dicembre, si è esposto il contribuente e i comuni, che nel frattempo dovevano chiudere i bilanci, per inciso, ad uno stato di assoluta incertezza. Il secondo punto è il rapporto compromesso con il contribuente. Mi chiedo, dato questo modo di agire arbitrario, irrazionale, per questo necessariamente ingiusto, come può pretendere il governo di adempiere all'indirizzo ricevuto dalla delega fiscale, approvata poco più di un anno fa, col contributo decisivo delle minoranze, che chiedeva l'instaurazione di un rapporto fra Stato e contribuente, uniformato al principio della leale collaborazione? È stato violato il principio di retroattività dei tributi, ormai una pessima abitudine di questo governo, sancito dall'articolo 3 dello Statuto del Contribuente e da una legge ordinaria, la 212 del 2000. Ma sono stati anche disattesi principi costituzionali, quali l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e il rispetto della capacità contributiva e il criterio di progressività nell'imposizione fiscale. Al contrario, il provvedimento rappresenta l'ennesima mini patrimoniale a carico delle classi economicamente e socialmente più disagiate, cittadini appartenenti alle fasce più deboli, che vedono nella coltivazione di un piccolo appezzamento collinare un mezzo di mera sopravvivenza. Come si sono potuti rigettare emendamenti che prevedevano l'esonero del pagamento dell'IMU almeno per i terreni agricoli colpiti da calamità o eventi atmosferici eccezionali? Come si può ignorare che gli agricoltori colpiti da dissesto sono nella posizione di dover chiedere aiuto alla collettività piuttosto che contribuire alle spese dello Stato? E ancora, il modo in cui è stato rigettato un nostro emendamento che prevedeva qualcosa di assolutamente dovuto, cioè la certezza dei tempi nella restituzione dell'IMU indebitamente versata dal contribuente, non per un suo errore, non per un suo errore, ma a causa del dilettantismo e della superficialità del governo, dà l'immagine non di uno Stato di diritto, ma di una satrapia che trasforma il diritto del cittadino in una concessione del sovrano.
È chiaro che con questo atteggiamento lo Stato compromette gravemente il rapporto col cittadino contribuente, il quale, sentendosi ingiustamente vessato, cercherà di rifarsi del torto subito ricorrendo a mezzi illeciti e ha, in questo senso, mille modi per farlo. Il terzo punto che volevo sottolineare è la violazione di ogni principio federalista. Si vuole sottolineare come questo decreto faccia carta straccia di ogni principio federalista che con tanta fatica la Lega Nord cerca di promuovere da più di 20 anni di attività parlamentare e di governo. I comuni sono stati completamente esclusi nel percorso di ridefinizione di presupposti di quella che a questo punto solo formalmente è stata nominata imposta municipale. I comuni sono spettatori passivi, vittime inermi in difesa di criteri discriminatori stabiliti arbitrariamente da Roma, ma soprattutto esattori, o per meglio dire gabellieri, per conto dello Stato centrale, con i contribuenti ignari del fatto che di tali imposte non un centesimo andrà al finanziamento e al miglioramento dei servizi locali, in violazione del più basilare principio federalista del vedo, pago, voto. A ciò si aggiunga il fatto che più di 4.000 comuni si sono ritrovati a bilanci già chiusi con una decurtazione consistente del fondo di solidarietà, tale da far rischiare per alcuni addirittura il default finanziario. Qui si ripropone lo schema tipico del governo Renzi, che fa fare il lavoro sporco ad altri, cioè sindaci, presidenti di provincia, che per inciso esistono ancora, anche se ridotti alla fame dal governo Renzi, governatori regionali, un primo ministro che trae le risorse per le sue costose propagande elettorali, costringendo gli amministratori degli enti periferici a tagli su servizi essenziali come sanità, assistenza, trasporto locale. È proprio in questo tipo di provvedimenti invece che vanno coinvolti gli amministratori locali, perché conoscono il loro territorio e possono stabilire con maggior certezza quali sono i terreni agricoli disagiati o con minore capacità reddituale. Del resto abbiamo avuto un esempio chiaro dell'incompetenza del governo nell'intervenire su una materia tanto specifica, quando, contraddicendo se stesso, dopo aver approvato una legge recente a firma del ministro Delrio, che classificava come totalmente montane le province di Sondrio, Belluno, Verbania, Accusi e Ossola, ridefinisce in questo decreto come parzialmente montani o addirittura pianeggianti alcuni comuni ricadenti in queste stesse province. Il risultato è che le disposizioni contenute nel decreto legge risultano vessatorie per questi comuni, che sulla base dell'elenco Istat appena riformulato risultano parzialmente o non esenti, ma di fatto appartengono ad aree che possono essere definite montane per conformazione geologica, territoriale, come pure per caratteristiche climatiche, e condividono con i comuni montani la stessa condizione economicamente disagiata. Come si può definire sulla carta la categoria territoriale di un comune senza inserirlo in un contesto regionale o almeno locale? Il governo invece ha fatto esattamente questo, in base a parametri risalenti al 1952, senza alcun riguardo per le particolarità delle diverse macro aree del paese che costituiscono un unicum geografico e soprattutto economico. Di tutto questo non si è tenuto affatto conto, seguendo le linee di condotta che non è esagerato definire ottusamente centralista e arbitraria. Il quarto punto che contestiamo è l'atteggiamento avuto da questo governo nei confronti del comparto agricolo, che si punisce quando invece dovrebbe essere supportato, per l'importanza che riveste non soltanto per l'economia del Paese, ma soprattutto per la salvaguardia del territorio, anche contro i dissesti, e perché costituisce un argine al rischio di spopolamento di territori montani e collinari. Questo decreto legge non fa altro che penalizzare un settore che, in un paese come il nostro, potrebbe contribuire in modo decisivo alla ripresa dell'economia, per le numerose opportunità che offre dal punto di vista imprenditoriale, ma anche perché il Made in Italy trae beneficio per le positive ricadute di immagine dei prodotti agricoli di alta qualità apprezzati in tutto il mondo. È con forza quindi che ribadisco tutta la contrarietà della Lega Nord a questo provvedimento, per la sua incostituzionalità, per il suo carattere arbitrario e fortemente centralista, per l'ingiustizia sociale che rappresenta e per il danno che reca ad un settore, quello agricolo, in zone disagiate, che al contrario, per i motivi suoi esposti, andrebbe invece supportato. Grazie Presidente. Grazie.